A Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, i musei restano aperti anche di notte con la Notte dei Musei 2024. In programma sabato 18 maggio con un viaggio itinerante tra la storia del Museo Archeologico Liberiano ed il Castello di Novillara per il Grand Tour Musei Marche. Primo appuntamento in programma presso il museo alle 17.30, per poi continuare con la visita della Necropoli e tanto altro. Altro ancora. Questo momento di, eh, di, diciamo, di conoscenza della civiltà picena che parte dagli, dai reperti conservati nel Museo Archeologico e i reperti della Necropoli per passare poi alla scoperta o riscoperta delle case o Capanna Picena che sono a pochi metri dal Museo Archeologico per poi passare invece a una, una serata così anche divertente, informativa, divertente e rilassante proprio nel Borgo di Novilara proprio per mettere in, in, diciamo, in continuo rapporto e dialogo, il luogo da dove, dove la civiltà piccena ha avuto origine e fino ad arrivare chiaramente al museo dove sono conservate invece le testimonianze della, della civiltà piccena. Si svolgerà una prima parte eh, dentro il museo eh, dove andremo a vedere i reperti proprio della necropoli piccina di Nomilara e poi sarà soprattutto itinerante quindi una breve visita al museo ma il grosso verrà effettuato al di fuori presso il sito dove sono attualmente dove sono trovate le case o capanne picene e pre-romane quindi andremo a riscoprire un'area archeologica e dove appunto potremo vedere sia direttamente i resti sia in un percorso a tappe vedere anche quello che sono stati gli scavi e anche come come doveva essere la, la casa in antichità e quindi parlare proprio fare un focus su quella che è la vita della, dei piceni o dei preromani eh, prima della città, prima che Pesaro diventi romana, quindi il primo nucleo abitativo della città di Pesaro. Dalla scoperta dei piceni a quella degli antichi sapori di una volta risalenti a 2000 anni fa. Non soltanto, però attraverso lo studio della storia, ma anche attraverso il palato. Con degustazioni e momenti che porteranno a riscoprire e rigustare quegli antichi piatti. Ci sarà un momento in cui eh, diciamo, l'associazione Teuta Se non Spisaurensis parlerà un po' dei banchetti che c'erano nell'antichità quindi con degli allestimenti anche con degli oggetti antichi e, e poi preparerà anche il formaggio proprio eh, in diretta e quindi eh, ci sarà questo momento secondo me molto interessante e poi parleremo anche del miele che è un diciamo uno, un elemento della gastronomia importante anche oggi, però per gli antichi era forse ancora più importante. Quindi ci sarà la Nicoletta Tagliabraci che parlerà un po' di, di questo prodotto e attraverso una conferenza che, che farà metteremo in piedi una pericena dei sapori antichi, cercheremo di adattare alcuni prodotti, alcuni cibi alla maniera antica e chiuderemo con il eh, al tramonto che è diciamo, la eh, musica celtica attraverso l'arpa di Annalisa Cancellieri, un momento interessante che insomma, ci, ci riporta un po' indietro nel tempo.